Cashback, cashback delle mie brame, vieni a me e fammi risparmiare. A parte gli scherzi, oggi ti parlo di un sito, te l'ho già citato varie volte, ma facciamo una recensione completa oggi, un pochino più completa, ti parlo di Letyshop, perché ha una sezione bella nutrita che riguarda il mondo del viaggiare e se utilizzato al meglio, sapendo a cosa si va incontro, perché ci sono pro e contro, come in tutte le cose, allora ti permette di avere un bel cashback indietro, risparmiare e godere. Intanto ormai lo sanno tutti, ma prima di andare sul sito di Letyshop e andare a vedere in dettaglio pro o contro come funziona tutto, diciamo, del sito Letyshop, che cos'è un cashback? In pratica tu fai un acquisto e ti torna indietro una parte di quello che hai speso all'interno del tuo conto Letyshop, del tuo conto sulla carta tal dei tali, eccetera, eccetera. Quindi cashback è importante perché ci permette anche di risparmiare, perché se una cosa la paghiamo 100 e abbiamo un cashback del 5%, ci tornano indietro 5 euro, quella cosa sarà evidente che l'abbiamo pagata 95 euro. Si possono anche unire diverse scontistiche, ti farò vedere, ma è importante sapere appunto che il cashback è un rientro di denaro speso rispetto alla spesa fatta. E ora per vedere in dettaglio Letyshop, ti lascio il link qui sotto in descrizione per entrarci, andiamo a video, andiamo sul mio account Letyshop e questa è la sua home page. Lascia stare tutte le promozioni che ci sono adesso e così via, perché quando vedi questo video potrebbero essere diverse. Immagina e memorizza il funzionamento e quando tu andrai a vederlo vedrai diverse promozioni, ma potrai godere comunque delle promozioni stesse. Come vedi, le categorie su cui è presente Letyshop delle cose che tu puoi acquistare, dove puoi avere indietro dei soldi, sono tantissime. Si va dall'elettronica, elettrodomestici, abbigliamento e scarpe, salute e bellezza. Quello che a noi interessa in questo video, come puoi immaginare, mi chiamo Viaggio Vero, io non mi chiamo Viaggio Vero, il brand è Viaggio Vero, io mi chiamo Cristiano, per chi non lo sapesse, e è la categoria viaggi. Quindi andiamo a vedere nella categoria viaggi. Come vedete, già a fianco della categoria viaggi, in questo momento in cui registro questo video abbiamo ben 8 offerte indicate con la fiammella, ovvero sono dei cashback aumentati rispetto ai cashback normali che questa realtà ha stipulato appunto con Letyshop. Vedete anche le altre categorie, ci sono altre. Diciamo che travel, viaggi, è quella dove ce ne sono spesso di più. Noi entriamo nella categoria viaggi e andiamo subito veloci a vedere quali sono questi 8 incendi, questi 8 cashback da non perdere. Li vedi, è molto comodo Letyshop perché li vedi già qui, sono questi 8 qua, 4 e 4. Ti faccio vedere ad esempio Booking, che tra parentesi, come lo vedete adesso, cioè con un cashback triplicato, normalmente Booking ha un 3% di cashback, l'hanno triplicato in questo momento al 9%, e quando lo vedete voi questo video facilmente non ci sarà più così, perché questo vale 9 ore. Io sto registrando, ma questo video uscirà fra qualche giorno, quindi il cashback boost scade in 9 ore e 41 minuti. Non ti preoccupare perché tornano ciclicamente, a volte c'è il 6, a volte il 7, a volte il 9, c'è stato anche il 12% per dire di sconto Booking, questa volta c'è il 3x anche su hotels.com, quindi si va dal 2,5 classico al 7,50, 7,5%, non 7,5 euro, quindi si può risparmiare anche di più. C'è Expedia con un 7,5%, Italo che dà invece di 80 centesimi di cashback quando acquisti un biglietto tramite passando da Letyshop, ti dà 2,40 euro. Flixbus dal 3% al 9%, Get Your Guide 7,5%, lastminute.com 5,7%, Ita Airways, se compri un pacchetto su Ita Airways, prenotazione di albergo, biglietti, viaggi, ti fa perché solitamente fino al 4, fino al 12%. Non pensiate che andate qua sopra e comprate un biglietto aereo Ita Airways col 12% di sconto, no? No, qui diciamo che prendete un tour compreso anche l'albergo, allora vi fa magari il 12%, ma andate a vederlo. Noi adesso
facciamo un test con Booking, però prima di fare questo test con Booking andiamo a vedere cosa c'è di altro, perché l'importante è vedere le fiammelle, quelle che sono, diciamo, bustate, per usare un inglesismo orrendo, però diamo un'occhiata anche a tutto il resto, perché eDreams ha fino al 3,3%, Agoda fino al 3,3%, se vuoi utilizzare Omio, tu ami Omio, comprare un biglietto trasporti con Omio ti dà il 2,2% in cashback diretto. Rentals Car, che io ho utilizzato in passato per l'affitto di noleggio auto, 5,5%. E così via, ce ne sono tanti, perché ce ne sono tanti, c'è Opodo, c'è Iberia, c'è Avis, c'è Trainline, c'è Costa che dà un cashback fino, perché quindi ci sarà diverse cabine a seconda, però fino a quasi il 2%. Evitate Kiwi come la peste. No, io Kiwi non lo amo, Kiwi.com è per comprare i biglietti, ha un'assistenza pessima, non lo andate a comprare. Direct Ferries fino al 2% e così via. Guardate quanti ce ne sono veramente tanti di travel, veramente tanti travel, ancora 13, eccoli qua, finiti. Questo è tutto travel, ragazzi. Diciamo che la sezione travel di Letyshop è veramente veramente tanto fornita, e questi aumentano spesso. Ad esempio, se comprate un biglietto volo con Emirates attraverso Letyshop vi ridà lo 0,66%. Voi dite è poco, ok, ma se pagate 1000 euro due biglietti, o anche di più, 1500 euro due biglietti, vi torna indietro in quanto? Vi torna indietro praticamente 7-8 euro. Vabbè, voi direte poco. Sì, però intanto mi tornano indietro 7-8 euro che li posso utilizzare per qualcos'altro. Quindi non è male la cosa, assolutamente non è male. Per cui state attenti, date un'occhiata a tutto quello che c'è. Qatar, ad esempio, ha l'1,1% di cashback, quindi non è assolutamente male. Detto questo, noi andiamo a fare un test adesso con Booking. Poi dopo andremo a trattare anche come funziona l'estensione che vedi qui sotto, l'applicazione e anche come puoi avere 5 euro già dall'inizio per te da subito con un link che ti passerò. Prima di continuare con il video ti chiedo un attimo di attenzione, perché ti ricordo che se ti sto aiutando in qualche modo con questo video, ti sto informando, divertendo o comunque questo video in qualche modo ti piace o ti torna utile, beh allora puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione, il pulsante grazie è qui sotto, oppure ancora meglio pulsante abbonati, anzi abbonati subito a 99 centesimi al mese, nemmeno il costo di un caffè per te, e puoi rimanere abbonato quanto vuoi perché avrai tanti vantaggi. Già cliccando sul pulsante abbonati vedi la lista dei vantaggi che avrai, ma ora te li dico. Il primo: 50% di sconto su tutti i prodotti che vado a creare da qui in avanti. Insomma, tu avrai tutto l'anno il 50% di sconto su qualsiasi cosa andrò a creare e metterò in vendita. Inoltre, avrai la possibilità di vedere il video in esclusiva solo per gli abbonati al canale YouTube, dove ti passo le offerte migliori, le promozioni migliori della settimana, e di solito è al giovedì, però non è detto. Comunque le migliori offerte della settimana in esclusiva per gli abbonati al canale YouTube di Viaggio Vero. Ultimo, ma non meno importante, è un piccolo investimento questo tuo abbonamento, perché se siete in tanti io posso dedicare più tempo a Viaggio Vero, posso ascoltare di più le tue richieste, mi puoi chiedere video, posso registrare più video e quindi posso aiutarti di più. C'è un altro modo però per sostenere il progetto Viaggio Vero, ed è il canale Telegram Viaggio Vero le offerte. Qui vinci su tutta la linea, il canale è completamente gratuito. Sul canale ti passo 4 o 5 offerte giornaliere, 7 giorni su 7, sono offerte e promozioni di viaggio e che riguardano tutto il mondo del viaggiare: hotel, alloggi, assicurazioni, trasporti, oggetti, viaggio, utili, strumenti, qualsiasi cosa che riguarda il mondo del viaggio, tutto in sconto e promozione. Insomma, come detto, canale gratuito, sconti e promozioni con cui risparmi, qui non so veramente cosa stai aspettando. Andiamo a cliccare su Booking, e quello che ti consiglio sempre è di leggere bene in dettaglio le regole per avere questo cashback in Italia. Perché? Perché in questo caso, ad esempio, hai
ti dice che hai il 9% se vale ancora per 9 ore e 37 minuti, però ti dice il tuo tasso di cashback è stato aumentato di 3 volte, è valido per un ordine solo, quindi non è che puoi prenotare 15 alberghi e avere sempre il 9%, lo puoi utilizzare solo una volta e l'importo massimo del cashback è 50 euro. Che non è male, perché prima che tu abbia 50 euro devi aver fatto una bella spesa per avere indietro 50 euro, quindi non è assolutamente male. Veniamo anche ai contro di Letyshop, perché ha anche dei contro Letyshop, non ha solo delle cose belle, e questo ti potrebbe far pensare di utilizzare magari un altro sistema tipo Revolut con soggiorni di Revolut senza passare da Letyshop per prenotare, oppure utilizzare un qualche altro sistema. Perché? Perché i cashback di Letyshop ti vengono dati con tempi un po' lunghi. Allora, il cashback appare con stato in attesa entro un giorno, cioè entro il giorno che tu farai il checkout dall'hotel che hai prenotato, pagato e in cui hai soggiornato, cioè tu vai in vacanza il 1° di giugno e rientri il 5 di giugno, il 6 di giugno il cashback di quella cifra che ti spetta ti verrà segnalato come in attesa. Stiamo parlando di Booking. Il cashback è poi confermato e accreditato entro 70-120 giorni dopo la partenza dall'hotel. I tempi non sono corti, quindi ci vogliono più di 2 mesi minimo e si va fino a 4 mesi massimo per avere indietro questi soldi, quindi non dovete avere fretta. Li avete indietro sicuro, perché è testato, provato e li avete indietro, ma se utilizzate Booking sono questi i tempi. Poi come funziona? Dopo andiamo a vedere anche un altro, perché ogni realtà ha delle caratteristiche diverse. In questo caso stiamo parlando di Booking, e Booking ci dice che ha questi tempi di riaccredito del cashback e di come funziona il cashback. Altre realtà avranno realtà diverse. Per entrare dentro Booking o cliccate su prenota ora o vai al negozio. Noi clicchiamo su vai al negozio, aspettate questo finto countdown per un secondo, vi dirà che il cashback è attivo e entrate in Booking. Io qui ero già loggato, quindi vedete mi dà il benvenuto Cristiano, quale sarà la tua prossima meta. La cosa bella di questo qua è che potete utilizzare anche il vostro account, cioè potete entrare anche nel vostro account e non dovete comprare in maniera anonima, per cui se avete come me ad esempio il livello 2 di Genius potete andare a cercare delle offerte livello 2 di Genius all'interno di Booking. Vi ho fatto vedere come fare in tantissimi video. Se siete iscritti a un anno con Viaggio Vero, ve ne parlerò dopo, vi è arrivato anche dei consigli in più su Booking pazzeschi in questo grande percorso che facciamo insieme. Comunque quello è un altro discorso. Insomma, qui andate a unire i livelli 2, 3, 4 di Genius con anche il cashback di Letyshop. Quindi vi fate la vostra ricerca. Se spendete, non lo so, 200 euro, spendete 200 euro di prenotazione su Booking per un hotel, un appartamento o un ostello, voi avrete in questo caso il 9%, quindi avrete 18 euro, più o meno 17-18 euro che vi vengono riaccreditati tra i 70 e i 120 giorni. Quel 18 euro verranno segnati in attesa il giorno dopo che siete tornati e avete fatto checkout, ma dopo vi verranno accreditati all'interno di Letyshop dai 70 ai 120 giorni dopo. Funziona direttamente così, non dovete mettere codici, non dovete mettere niente. Cliccate lì, entrate da vai al negozio e poi fate i vostri acquisti normalmente come li fareste di solito. Una volta che vi vengono accreditati, vi viene accreditato qui, come vedete io ho ancora 3 centesimi all'interno, avevo ritirato sui soldi, perché quando ti arrivano poi i cashback, dopo puoi decidere se tenerli lì per qualsiasi motivo oppure se ritirarli con bonifico, lo puoi mandare su PayPal, lo puoi mandare su conto corrente bancario, su quello che vuoi. Molto molto semplice. Andiamo a vedere, per curiosità ti faccio vedere anche un'altra realtà che magari ha condizioni diverse da Booking. Se andiamo a vedere Expedia ad esempio, che ci dà il 7,5% per ancora 10 ore e in questo caso come potete vedere è ancora più lungo, nel senso che vi dà intanto fino al 7,5%, perché 7,5% sugli hotel,
4,98 sulle attività, 3,99 sulle auto, 3% su un pacchetto, che vuol dire volo più hotel. Insomma, il cashback dopo vi viene ridato entro 70-140 giorni da quando avete comprato, quindi qui non è 120 ma è 140 al massimo, quindi possono passare veramente anche più di 4 mesi. Per quanto riguarda ITA, ad esempio, se noi acquistiamo su ITA, ecco, ITA ha 60-90 giorni, ha il 12% ad esempio per ordini nella seguita categoria global, non so cosa vuol dire, continental e local, vabbè, comunque andate a vedervelo all'interno, e 60-90 giorni, che non è nemmeno troppo per quanto riguarda siti come Letyshop. Se andiamo a vedere ad esempio Flixbus, che ci dà il 9%, anche qui è 60-90 giorni, quindi non è assolutamente male. Però abbiamo un cashback massimo di 10 euro. Non ho visto quant'era il cashback massimo di ITA Airways, sono curioso di vedere il cashback massimo di ITA Airways, 50 euro, che non è assolutamente male. Quindi comunque, anche se fosse per i voli, è chiaro che non è che riuscite ad arrivare a prendere più di 50 euro, però anche 50 euro non fanno proprio schifo, assolutamente no. Altre realtà come hotels, guardiamo questi qua, un po' tutti, 90-150 giorni addirittura per quanto riguarda hotels.com. insomma, fate i vostri conti e dovete sapere appunto che questa realtà, come le realtà come Letyshop, hanno dei tempi piuttosto lunghi per riaccredito del cashback. Guardiamo ad esempio Omio, che non è nelle offerte, ci dice 65-120 giorni, più o meno siamo lì. Comunque meno di 2 mesi diventa veramente dura avere il cashback indietro. Questo per quanto riguarda Letyshop e come funziona il discorso cashback. Adesso c'è tutto il discorso dell'estensione per browser e anche dell'applicazione, ma un attimo. E ora lasciami ti ricordare un anno con Viaggio Vero, il modo che hai per ricevere una mail al giorno, tutte le mattine alle ore 9, con un consiglio di viaggio che ti passo. Un consiglio di viaggio che riguarda qualsiasi tipologia di viaggio, qualsiasi servizio di viaggio, qualsiasi ambito del mondo del viaggiare. 365 mail, dura un anno intero questo prodotto, e ogni mattina alle 9 ti ritrovi in casella di posta elettronica una mail con un consiglio di viaggio. Un prodotto secondo me a prezzo imperdibile per tutti, dai neofiti, da chi comincia a viaggiare, da chi viaggia non troppe volte all'anno, a chi invece si considera viaggiatore vero. Perché? Perché c'è di tutto. In un anno trattiamo tutti i temi e l'obiettivo, l'unico grande obiettivo di un anno con Viaggio Vero è quello di viaggiare al meglio, farti, ma anche farci viaggiare al meglio, perché è una vera e propria enciclopedia del viaggio in cui sto mettendo tutto il mio sapere, tutto ciò che provo, tutto ciò che scopro. Quindi è un prodotto pazzesco, un anno intero di contenuti, un anno di contenuti a soli 77 euro, insomma, pazzesco il prezzo, pazzesco il contenuto, la mole di contenuti, e l'obiettivo è sempre quello, viaggiare al meglio. Torniamo a noi, ti parlo delle estensioni innanzitutto, vedi questa barra nera che vedi qui sotto, tu puoi andare a scaricare l'estensione per il tuo browser, praticamente per i browser più importanti, io ad esempio Google Chrome la potrei avere, non l'ho installata perché non mi interessa, ma che cosa fa? Se vai in un negozio dove è presente uno sconto Letyshop, ti viene segnalato e quindi puoi entrare direttamente da Letyshop in questo negozio e attivare appunto il cashback. Te lo scrive qui: attiva il cashback direttamente dalle pagine del negozio, scopri le svendite e gli sconti migliori, controlla se gli sconti sono effettivi e monitora le dinamiche dei prezzi. Secondo me è interessante se cominci a utilizzarlo, perché ti può portare dei bei risultati ed è, ti fa fare un passo in meno, diciamo, ti aiuta a gestire un po' tutto il discorso dei cashback. L'ultima cosa che di cui ti volevo parlare è l'applicazione, ma questa posso tornare io in grande, perché l'applicazione io ce l'ho sul telefono e in questo caso non te la faccio vedere perché è identica. Scaricati l'applicazione, sia per sistemi iOS, quindi tutto il mondo Apple, sia per sistemi Android, quindi ti scarichi l'applicazione e funziona allo stesso identico modo, non cambia assolutamente nulla. Io ti devo dire la verità, utilizzo molto di più Letyshop da applicazione, per quello che non installo qui
sul mio browser l'estensione, perché la utilizzo il 99% delle volte attraverso l'applicazione, perché mi è più comodo, nel senso che è uno di quei servizi che utilizzo di più attraverso applicazione. Ti consiglio di scaricarla e di provarla. Per chiudere questa recensione su Letyshop ti lascio un regalo che poi puoi lasciare anche tu ai tuoi amici e familiari, ovvero con il link che trovi qui sotto in descrizione, se ti iscrivi e fai un acquisto su Letyshop per ottenere poi un cashback di almeno 30 euro nei primi 30 giorni, cioè nel primo mese da cui ti sei iscritto o iscritta, compri qualcosa che costa più di 30 euro, allora tu ricevi 5 euro se ti iscrivi con il link che trovi qui sotto e io ricevo 5 euro, quindi sostieni anche il progetto Viaggio Vero a costo zero. A te non costa nulla iscriverti con il link qui sotto, se poi non fai l'acquisto nessuno dei due, né io né te, prendiamo 5 euro, ma se lo fai prenderai lo sconto di Letyshop, il cashback, ma ti prenderai anche 5 euro per essere entrato appunto con quel link lì. Questo, una volta iscritto con il mio link, potrai poi avere anche il tuo link e potrai condividerlo con amici, amiche, familiari, amanti, quello che vuoi, per avere anche tu questo giochino dei 5 euro, anche se poi dopo il tuo amico, amica, amante dovrà fare comunque l'acquisto entro 30 giorni. Intanto iscriviti con il link che trovi qui sotto in descrizione. In realtà niente di nuovo sotto il sole con Letyshop, ma un buon sito, secondo me, con tantissimi cashback. L'importante è non avere fretta. Cominciamo ad acquistare con Letyshop, lasciamo passare il tempo, controlliamo che sia stato preso lo sconto, quello sì, ma poi mettiamoci l'anima in pace che i soldi arrivano. Non vi preoccupate, io ho ritirato soldi in cashback attraverso Booking, attraverso rentalscar.com, mi sono tornati tutti indietro con i loro tempi. In un caso quasi 3 mesi Booking, e nell'altro caso Rentalscar secondo me di giorni, un pochino più di 2 mesi, appena più di 2 mesi, non troppo, quindi di base, però mi sono tornati. E poi track, in 2 secondi li ritiri su, li mandi sul tuo account PayPal, li mandi su PayPal, lo mandi sul tuo account bancario, quello che vuoi. Insomma, è un buon sistema. Devi avere pazienza, non sono immediati cashback, però ci sono, e soprattutto ci sono delle offerte che triplicano, quadruplano, quintuplicano a volte questi sconti, ed è importante quindi stare attenti, perché si può ricevere indietro un bel pacco di soldi e questo non fa proprio schifo. A questo punto non ti resta che lasciarmi un pollicione verso l'alto se questo video ti è interessato, ti è piaciuto e ti è tornato utile, l'hai trovato un consiglio utile, iscriviti se non l'hai ancora fatto, perché è il momento di farlo, e guarda i video che stanno passando qui sopra, perché sicuramente troverai qualche altro consiglio utile per risparmiare o comunque per viaggiare al meglio. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.